Eurostat, cioè chi non si può permettere oggi di potersi curare. Questa è l'Italia di oggi, di pochi anni fa, questa qua anzi è l'ultima o penultima statistica in cui si vede chiaramente quello che diceva anche il compagno prima sul fatto che il sud rispetto al nord ha una quantità enorme di cittadini che non riescono a semplicemente avere quei soldi, quel budget minimo per potersi addirittura curare, visto che il Servizio Sanitario Nazionale non ce la fa più. Io vi lascio con questo tipo di informazione e basta, direi che... intervento di Valerio Gennaro. Anni addietro, a metà degli anni 2000, a Torino, il professor Geppo Costa aveva trovato anche un qualcosa che ci diceva che non solo la vita in buona salute sana, ma anche l'aspettativa di vita tu pusti per le categorie operaie e comunque le categorie inferiori non era poi così aumentata come per le categorie, diciamo, professionali, alcune tipologie di categorie. Sarebbe interessante, non so perché poi non ho più seguito quel discorso che Geppo Costa aveva portato avanti proprio come studi di mortalità, vedendo che la mortalità per chi svolgeva certi tipi di la vita tout court era più breve per le categorie operaie. Ecco, quindi queste, approfondire anche eventualmente questi aspetti, quindi non solo i poveri si possono curare meno e quindi vivono una vita sana inferiore soprattutto dopo i 61 anni come lo dicevi, ma forse vivono ancora, anzi quasi certamente, se andassimo a scomporre le categorie, probabilmente vivono, non è aumentata nemmeno così tanto la loro aspettativa di vita. No, ma su questo direi che non c'è tanta scienza da scomodare, ormai è provato scientificamente che un primo determinante della salute e della malattia è proprio il livello socio-economico, con tutto quello che si porta dietro. Quindi su quello direi che se si volesse veramente avere a cuore, per quello che io sostengo molto sul discorso del referto epidemiologico, perché ci permetterebbe di partire da un dato misurabile, economicissimo ovviamente, ma immediato, di come stanno le varie comunità, ad esempio della Toscana, ma anche perché noi, i quartieri, come abbiamo fatto qua a Genova, ma perché abbiamo dei quartieri che viaggiano regolarmente col 10-20% di morti in più rispetto alla media e altri che sono regolarmente nel corso degli anni sempre col 10-20% di morti in meno. Poi parlando con la popolazione si riesce a capire benissimo perché ovviamente il livello socio-economico, appunto i livelli di operai, di povertà, ma anche di deprivazione culturale, di accettare certe regole, certi meccanismi, certe mode, certe abitudini alimentari, ambientali o altro, fa sì che ci sia effettivamente un'epidemia ed è per questo che penso, e abbiamo un po', no, ragionato anche con Maurizio su questa cosa, è così difficile avere dei dati così banali come quelli sulla salute, che sono già lì, sono già nel computer della regione, quindi ben venga la regione toscana ovviamente che ha creato questo marsupio, quindi questa massa di dati leggibili alla popolazione, però bisogna anche stringerli un po' e scoprire che ovviamente dove ci sono grandi problemi di salute c'è un insieme di problemi che devono essere risolti, perché se non fa questo la politica, cosa ci sta a fare? Scusate. Ci sono due brevissimi interventi sul tema di Beppe Lucci e poi di Baldi. Nel frattempo, se c'è, riporta lui, che fermiamoci, se no. Nel frattempo, se c'è Vanotto in sala, che dovrebbe essere il primo intervento, no, non c'è. Va bene. Quindi Michelino poi si prepara. Volevo fare una domanda a Valerio Gennaro, molto breve. Dunque io sto a Viareggio, in Versilia, che dove c'è il più alto tasso di tumori di tutta la Toscana, è una zona inquinata, anche se dicono che questo dipende, che si deve mangiare bene, no? Per vivere sani, mangiare bene, cioè abbiamo il taglio nell'acqua, l'amianto, cioè abbiamo pesticidi, insomma è abbastanza difficile. Una conformazione territoriale che non dà ricambio di venti, per cui insomma, ecco, quello che volevo chiedere è questo, due cose, questa che
Cioè, almeno sarà perché si vive in una zona di così, no? Ma a me mi dà l'impressione che questa statistica, no? Elevi così l'età di vita, perché sono i vecchi quelli che innalzano la statistica, perché a noi ci sembra, almeno nel nostro territorio, che le morti siano tra 55 e 65 anni. Infatti non è un caso che la pensione te la danno dopo, no? Cioè in ogni è difficile non trovare in ogni famiglia della nostra città un malato di tumore di qualche genere, ecco, quindi, e di quell'età. Quindi ecco che io ponevo questo problema, no? Dicevo, ma mi sembra impossibile, no? Che si viva fino a 82 anni. Sì, vecchi, io, mia mamma ha 92 anni, ma è un'altra generazione. I nuovi, sinceramente, non ce la fanno. Ecco, poi l'altra cosa che voglio dire è sulla sclerosi laterale amiotrofica. Perché noi si parla di tutte le di tumori, eccetera, ma oggi questa malattia, io faccio la terapista, quindi a me mi sembra che sia aumentata a dismisura. E quando ero giovane, 30-40 anni fa, c'erano dei casi, ma erano rarissimi, no? E la gente moriva subito. Oggi invece sono moltiplicati e sembrano, se, almeno da quello che posso osservare così, dei surrogati della sclerosi laterale amiotrofica, cioè delle forme che sono identificate così, ma sono simili, ma che durano tanto nel tempo e talvolta sembra addirittura che abbiano una caratteristica epidemiologica, perché mi è capitato di trovare in alcuni territori, in alcuni paesi che ci hanno concentrato, addirittura in uno stesso palazzo due persone, tutte e due, cioè io, ecco, non sono osservazioni così da uomo della strada queste, però le ponevo all'attenzione del... Ok, raccogliamo tutti gli stimoli poi. Gennaro, scusate, visto che c'era il Gennaro abbiamo l'occasione, siccome le comunicazioni che ha fatto lui sull'aspettativa di vita sana hanno suscitato un certo dibattito più che altro negli addetti ai lavori ristrettissimi e sono usciti su via Luigi e Prevenzione anche, ci sono alcune obiezioni che si fanno e quindi approfitto della tua presenza. Sono uno, nel 2004 è cambiata la modalità di rilevare, sono interviste telefoniche che si fanno e sono cambiate le domande proprio nel 2004, quindi questa è una cosa che... Esatto. E l'altra è che tutti gli studi, i grossi, insomma non tutti, però la maggior parte, danno invece una corrispondenza abbastanza precisa tra aspettative di vita sana e quantità di vita. E la terza è che nell'ultimo, penso biennio, ultimo anno, c'è stata invece una piccola risalita. Queste sono le obiezioni che si fanno, non so se sono corrette o meno, però approfitto. Ultimo, Portaluri, purtroppo Portaluri da Brindisi. Buongiorno a tutti, grazie. Io volevo solo introdurre un tema che è stato marginalmente toccato negli interventi, forse quello più che è andato vicino a quello di Cremaschi ieri sera, e che la questione democrazia che la riforma della Costituzione ha posto ci interessa moltissimo per quanto attiene alla salute, perché non ho bisogno di spiegare ulteriormente, e quindi io credo che il Movimento per la Salute in Italia debba anche guardare con attenzione a quello che accadrà tra pochi mesi, se la riforma della Costituzione del 47 diventerà definitiva e se il referendum non riuscirà a fermarla, in termini ovviamente anche di salute. La questione meridionale che pone sempre puntualmente Paolo Fierro in questi congressi, io ritengo che sia sempre attuale e vorrei farla uscire, come anche lui si sforza di fare, dalla sindrome lamentosa meridionale che la accompagna. E io ritengo che al sud, ma probabilmente osservatori del nord potranno dire se la situazione è diversa in altre
regioni, il danno all'ambiente e alla salute si accompagna in maniera parallela, ma anche in maniera causale, a mio parere, con la questione della corruzione e della criminalità. E dove per corruzione si intende anche corruzione dei livelli decisori o dei livelli di controllo, no? Per cui io, ecco, che da 20 anni, inizialmente anche grazie a Medicina Democratica, seguo queste questioni, mi vado convincendo sempre più che se non si mette mano proprio nella formazione delle coscienze a evidenziare come la corruzione e la criminalità sottraggono risorse a un sviluppo, ad un'economia che possa essere giusta ed equa, consenta a tutti modalità di vita dignitose, ecco, è difficile che noi usciremo anche dalla situazione di grave danno ambientale e alla salute che viviamo al sud. Infine, ecco, perché ho sentito da Marco Caldiroli annunciare un numero sul carbone della rivista, devo segnalare quello che è successo o sta succedendo a Brindisi grazie ad uno studio molto importante che è stato pubblicato a luglio. Uno degli autori è in sala, il dottor Cervino del CNR di Bologna, e proprio sulla centrale di Brindisi, dove, e questo si collega anche allo studio sulla VIS che è stato presentato ieri, si tratta di una valutazione di impatto sanitario della centrale di Brindisi, che come sapete è una delle più grosse di Europa tra le centrali a carbone, e che fa sulla base dei dati sia di emissione, quindi dati forniti dall'azienda, che dati di popolazione, quindi forniti al servizio sanitario, una valutazione di impatto in termini di morti attribuibili. È uno studio che ha resistito a tutti gli attacchi di tipo scientifico e diciamo, e anche agli attacchi non scientifici, chiamiamoli così, che i ricercatori hanno subito dall'esterno e dall'interno delle loro istituzioni pubbliche di ricerca, e quindi ve lo segnalo perché credo che sia molto importante per il lavoro che andate a fare. Grazie. Gennaro, se vuoi fare una breve risposta a alcuni quesiti posti, poi si prepara. Gallori, che comunque voleva fare un intervento. Io intervengo dopo 5 minuti perché ho da dire qualche cosa e da fare qualche cosa insieme, ma siccome anch'io nel mio piccolo come lavoratore ho le mie esperienze, quando si fanno questo discorso, ieri sera Gavino Masciocco ci ha presentato un diagramma, dice la vita lunga però dal 2009 è diminuita. Va bene, è diminuita la vita in salute, e qui chi mi ha preceduto ha fatto delle analisi molto interessanti, ma si è trascurata una cosa di fondo, il lavoro. E io personalmente, nella mia piccola esperienza, insieme al famoso professore gerontologo Antonini, buon'anima sua, si facevano, se era il 66-68, 800 lavoratori per 4 anni, sono stati sottoposti non una visita, ma tante visite, tutti i giorni si doveva urinare in un fiasco, e fece dei campioni. Alla fine di questi studi ha tirato le fila e ha detto che bisogna andare in pensione prima, perché i lavoratori, il lavoro indebolisce i cholesteroli, voi sapete che sono io non le slide, allora si faceva i diagrammi, dimostrano che quando uno va in pensione si ricomincia a vivere, e lui ha teorizzato che bisognava andare in pensione prima per godersi la salute e la vita. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione era che il lavoro eccessivo fa male, non riesce, e qui dal 2009
macchinisti e sui treni, ne fanno 3.000 al giorno, lavorano 12 ore per prendere 2-3 ore di straordinario, il padrone è sempre geloso, ma vogliono prima. In questo mese abbiamo fatto 3 trasporti di persone che non arrivano alla pensione, e questo problema culturale di fondo, che lui ha parlato di inquinamenti, strade, tutto giusto, però c'è il lavoro, e voi dovete sapere che il lavoro in eccesso fa male, ci porta a invecchiare prima, ci porta a malattie, ci porta, e io praticamente vi posso, forse sono una testimonianza, io facevo il sindacalista lavorando ovviamente, ma siccome non mi facevo un volo del 200 e 300 mila lire in più in mese, invece di andare a Roma, a Milano, andavo a San Giovanni, Pistoia, facevo le corsettine lì, guadagnavo 200, però ho guadagnato salute, e tutti quelli che sono andati in pensione, con giustizia o meno giustizia, in prepensionamento regalavano per diminuire 5 anni, stanno bene. Il problema è che il lavoro ora l'hanno abituato, che bisogna lavorare di più perché c'è il contributivo, c'è la pensione maggiore, ma la pensione non arriva perché a 65 anni ci vuole. È uno sfogo, non è un intervento, dopo se mi date 5 minuti. Diagrammi, non c'era le slide, ma c'era i diagrammi, ce l'ho di Antonini, vorrei darli a quelli che vengono dopo, perché questi diagrammi sono stati fatti fra i pescatori di Marzana del Vallo, quindi una categoria particolare, fra i macchinisti, e erano fatti seriamente. Il dottor Simoni Riccardo, che voi tutti conoscete, era un dottorino che veniva in deposito un giorno sì, un giorno no, a studiare. Ora questi esperimenti non si fanno più, perché il lavoro si deve lavorare, e il lavoro lo guida l'uomo e lo riduce con la bestia. Volevo dirti, Enzo, che il professor Bezzo Ruggeri ha recentemente fatto un'analisi sullo stress nei macchinisti, no? Te lo ricordi? È uscito un treno carico di stress, anche una pubblicazione che è venuta fuori. Visto che il rapporto tra Microsoft e Linux non è tra i migliori, questo era il grafico che avrei voluto vedere, poi lo lascio lì in visione. In realtà si vede chiaramente che quello che diceva l'amico, sul dato che andava in miglioramento, l'aspettativa di vita sana che migliorava, era un dato del 2010. In realtà quel dato l'Eurostat l'ha poi cancellato, e quindi infatti risulta da questo grafico, risulta anche dei miei, che non c'è, l'Italia non ha quel dato, l'Italia non ha neppure i dati sull'aspettativa di vita sana del 2010, erano stati prodotti ma in maniera provvisoria, probabilmente c'era soltanto una registrazione delle migliori registrazioni, cioè le migliori regioni italiane avevano fornito dei dati in qualche modo, quindi è stato cancellato, quindi purtroppo corrisponde ormai a, diciamo, verità, come d'altra parte si crede che l'aspettativa di vita è, diciamo, tendenzialmente migliori, effettivamente c'è questo accorciamento della vita sana, quindi se ne può parlare. Sul discorso del cluster, del fatto di avere una casa che ha due malati, due cancri, due cose, ecco, io direi sono situazioni aneddotiche, individuali, devastanti, perché se ognuno conosce, vede, questi problemi sono ovviamente dei disastri, e uno dice cosa ci posso fare. In realtà bisognerebbe, secondo me, anche lì sotto, metto il mio conflitto di interesse, ma avere un dato complessivo, cioè il dato epidemiologico dell'intero comune, perché quello che conta è avere questa visione complessiva del confronto tra il dato di un comune o di un quartiere, magari perché no di una strada o di una sottozona, diciamo, inquinata rispetto a quella non inquinata, ma contando letteralmente tutto, perché se noi ci facciamo intortare, scusate il termine scientifico, ma seguendo una malattia o un inquinante, finiamo come stiamo finendo adesso, cioè che ci portano a perdere, seguendo mille cose, soltanto i tumori sono 200 tipi diversi. Ne vogliamo parlare che dobbiamo quindi avere una visione complessiva, e al limite un tumore che sale o scende dice poco se poi non si guardano gli altri, quindi quello che conta è il bilancio complessivo di morti e malati che noi dovremmo, come diceva Portaluri, considerare nella sua, i morti attribuibili o i malati attribuibili,
Quindi è un ragionamento un pochino più ampio, direi che magari nel corso, e qui mi rivolgo appunto a Pier Giorgio, se potessimo fare un corso di ragionamento proprio sull'epidemiologia, cioè sulla valutazione complessiva di come si ragiona e come si leggono le tabelle, come bisogna pretendere delle tabelle. Non basta uno studio epidemiologico, ad esempio, visto che ce ne possiamo fare 360 tutti sbagliati, in realtà quello che serve è uno, cominciare ad esempio da dati molto descrittivi di base e ragionare, perché bisogna rialfabetizzare l'Italia in questa opera di scientifica de alfabetizzazione che c'è stata in corso ad esempio di questi ultimi 20 anni, dove siamo stati deviati, disinformati e distratti in maniera scientifica semplicemente, per cui la gente rimane così e poi si vive con questi drammi di avere dei malati evitabili, perché comunque l'incidenza, come diceva la compagna, è sicuramente vero. Se noi andiamo a misurare, io penso che potremmo avere la prova scientifica dell'aumento percentuale aggiustato per età, per sesso e quant'altro, e anche per livelli socio-economici, dell'aumento del disastro della salute, in parte dovuto al lavoro, ma in parte anche no, magari anche dalla disoccupazione, per dire, o dallo stress, da altri fattori. Quindi io penso che se noi facciamo squadra e facciamo veramente, decidiamo cosa fare e cosa non fare, nei prossimi 2 o 3 anni, questo mi è piaciuto il progetto, di mettere in visione i prossimi 3 anni di medicina democratica, perché 3 anni di lavoro insieme, decidendo cosa fare e cosa non fare, perché non possiamo far tutto, e riusciamo a portare a casa veramente i risultati che servono alla comunità. Fiero voleva anche lui velocissimamente. Velocissimamente, sono d'accordo con Portalui, bisogna combattere la corruzione, che purtroppo è una piaga che però, voglio dire, esiste pure al nord, no? Voglio dire, abbiamo visto appresso in Lombardia. Il discorso è che però la mia impressione è che questi qua sono una manovalanza di discorsi molto più grossi. Cioè, io voglio ricordare una cosa semplice. Francesco Schiavone, no? Il famoso pentito di mafia, confessò di aver infossato nell'area dei Casalesi roba radioattiva e tutte le porcherie di questo mondetto, una mappa dettagliata, quando era ministro degli interni Giorgio Napolitano. No? E voi pensate che i servizi non abbiano saputo questa notizia? Perché l'abbiamo saputo 20 anni dopo? Cioè, questo è il discorso. C'è tutto che fa pensare che ci sia stato un grosso accordo. C'è il famoso patto di Villa Ricca, dove si incontrano i ministri degli industriali e della Camorra, si mettono a tavolino Gelli, eccetera, eccetera. Si dice pure i servizi segreti. Pare che questi fecero un patto proprio di tipo economico a lungo raggio. Allora questo è un discorso serio, per cui sì, è chiaro, i vari mazzettieri che abbiamo nei nostri assessorati, che fanno le bollette false, le fatture false, sicuramente è gente da perseguire, però guardiamo bene che su questa storia, no, specialmente sull'inquinamento eccetera, pesano altri tipi di interessi, molto più grossi. E poi c'è il discorso della deprivazione sociale, è stato detto, no? C'è i disoccupati, no? Vivono male, non hanno la cultura, specialmente non si curano. Questa è la questione. Allora noi siamo purtroppo un abisso di questi tipi, noi sud, lo dico senza piagnistei. Anzi, io incito, voci pure, pure quando si ribellano in maniera eclatante, fuori da ogni regola, io sostengo e stare a loro favore, perché hanno ragione, no? Istintivamente hanno ragione. Questo è un discorso politico grosso che andrebbe affrontato oltre, diciamo, questo ambito. Bene, passiamo ai contributi degli, tra virgolette, esterni, per cui darei la parola se in aula a Michelino del coordinamento amianto. Vieni, ex preda a Milano, giusto? Vieni, pensi. Buongiorno a tutti. Voglio intervenire su alcune questioni. Prima di tutto mi presento. Faccio parte del Comitato per la difesa della salute e dei luoghi di lavoro nel territorio di Sesto San Giovanni, che è un comitato che è nato essenzialmente dagli operai della Breda,
della Fiat, della Pirelli, operai delle grandi fabbriche di Sesto, e oggi si è sparso anche sul territorio a livello nazionale. Facciamo parte come comitato del coordinamento nazionale amianto, perché insieme ad altre associazioni ormai da tempo stiamo lavorando insieme sui temi che ci riguardano tutti, che il problema è quello della salute e non è solo l'amianto, ma della salute più in generale. Però volevo intervenire su alcuni punti che sono emersi oggi nel dibattito. La prima questione che volevo intervenire è sullo studio Sentieri. Qui ce n'è accennato. Ecco, noi riteniamo che lo studio Sentieri sia completamente falso e non si basa, ma vi spiego anche il perché. Secondo lo studio Sentieri, qui c'è la dottoressa Bodini che benemerita, nel senso che se non c'era, ha dato un grande contributo proprio nella lotta per la difesa della salute dei lavoratori e del territorio Sesto San Giovanni, perché lei lavorava all'ASL e un grande contributo l'ha dato, anche in unità con i lavoratori e con l'ASL di Sesto San Giovanni. Secondo lo studio Sentieri, dicevo, a Sesto San Giovanni non risultano morti di mesotelioma. Ci sono i morti di mesotelioma nei paesi vicino, a Cologno Monzese, a Cinisello Balsamo, a Milano, ma a Sesto San Giovanni, dove c'erano 8 grandi fabbriche che avevano 42.000 operai e c'erano molti pendolari, Bergamo, Brescia, eccetera, ma secondo questo studio a Sesto San Giovanni non ci sono casi di mesotelioma. Ora questo è completamente falso, perché voglio ricordare che ci sono in corso e ci sono già stati dei processi che hanno condannato i dirigenti della Breda, i dirigenti della Pirelli, e fra i morti molti di questi erano lavoratori che lavoravano a Sesto San Giovanni, che abitavano a Sesto San Giovanni. Io, visto che c'era Valerio Gennaro, ho portato gli atti del processo anche per farglieli vedere, perché abbiamo avuto una discussione, così vede dove lavoravano questi, dove abitavano quando sono morti. Questo per dire, sulla base dei fatti dico che è una falsità questo studio Sentieri. Per cui ecco, ci tenevo a ribadirlo, perché lo studio Sentieri si basa solo sul luogo di residenza, ma non tiene conto di dove lavorava questo. Fra l'altro anche sul luogo di residenza è falso, perché chi era residente a Sesto San Giovanni, che è morto a Sesto San Giovanni, non è neanche conteggiato, per lui è due volte falso. Per cui invece bisognerebbe fare uno studio sul luogo di lavoro, sul territorio e poi eventualmente anche sul luogo di residenza. Comunque chiudo la parentesi perché non voglio farla lunga. Secondo problema, qui si parlava di aspettativa di vita e giustamente di vita sana. Ora però noi non dobbiamo dimenticare una cosa, nei 3-4 anni che abbiamo dietro, con la crisi economica, sono diminuiti i lavoratori nelle fabbriche, sono circa 3 milioni in meno di persone che lavorano nelle fabbriche, senza quelli che non hanno trovato un lavoro, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro. Ora io voglio solo ricordare che quest'anno i dati di tre osservatori che riguardano i morti sul lavoro hanno dichiarato che nel 2015 c'è il record di morti sul lavoro. C'è un record di morti sul lavoro nonostante 3 milioni di lavoratori in meno. Quindi non c'è solo il discorso dell'aspettativa di vita sana che diminuisce, e questo giustamente va riferita anche all'inquinamento del territorio e al lavoro, al peggioramento delle condizioni di lavoro. Aveva ragione Gallori quando prima diceva che bisogna tener conto anche di questo. Però guardate che oggi si muore ancora come nell'Ottocento. E addirittura negli infortuni sul lavoro ci sono una serie di categorie che non sono conteggiate: i lavoratori in nero, i pompieri, le forze di polizia, adesso chi più ne ha più ne metta, le partite IVA, fra i morti in itinere una parte vengono riconosciuti, altri no, per cui in realtà è ancora maggiore il numero dei morti. Per cui nella cosiddetta bella Italia nostra, abbiamo visto i siti dove non c'è inquinamento, sembra che non ci sono neanche i morti sul lavoro e le malattie professionali, che invece sono in crescita. Chiusa parentesi, poi interverremo poi nelle cose. Terza questione che volevo dire, ultima, sulla compagna di Alessandra che era intervenuta su quel libro, Barbara si chiama, ecco, devo dire che l'ho seguita molto attentamente e naturalmente
pensavo che alla fine le conclusioni fossero completamente diverse, perché, e naturalmente l'ho seguita attentamente, però mi permetto di fare alcune osservazioni, naturalmente, che noi come comitato lo facciamo. Voglio ricordare, a parte che uno impara anche dalle sconfitte, ma questi non sono stati solo anni di sconfitte, secondo me se c'è un grande sconfitto delle cose che diceva lei, è il fatto di delegare. Perché quando si delega ad altri la difesa dei propri diritti e dei propri interessi, la delega porta quello che lei diceva, ma è la delega. Perché se invece c'è la partecipazione, visto che lei citava la Notave e tante altre cose, i risultati, anche se c'è una legislazione che aiuta i carnefici invece che le vittime, anche se c'è una legislazione è possibile anche portare a casa dei risultati. Faccio degli esempi così. Noi siamo nessuno come coordinamento nazionale amianto, nessuno nel senso che siamo alcune associazioni, però voglio dire non siamo i sindacati nazionali, però guardate che noi abbiamo fatto delle battaglie insieme ad altri, siamo riusciti a portare a casa in questi anni il fondo vittime dell'amianto. Qualcuno potrà dire è poco, no, è una battaglia importante, e prima l'abbiamo fatta portare a casa per i lavoratori che erano esposti all'amianto nelle fabbriche, e poi l'abbiamo fatto anche estendere dal 2015, da quest'anno, da gennaio, a tutte le vittime dell'amianto, anche quelle non professionali, anche per le mogli che lavavano le tute o per il cittadino che è morto per una malattia asbesto tollerata che c'ha, perché è una questione di giustizia, e quindi questo è un risultato importante, ma non è che l'abbiamo delegato, siamo andati a Roma a manifestare, certo, noi interlocchiamo con tutti, perché poi le leggi le fanno altri, non le facciamo noi, ma non andiamo mai col cappello in mano, noi portiamo lì la nostra rabbia, la nostra determinazione, ma lo stesso è con l'INAIL. Noi con l'INAIL che c'è un conflitto di interessi, perché è l'ente che deve riconoscere la malattia professionale e deve indennizzarla, e ha tutto l'interesse a respingere di primo acchito la richiesta di malattie professionali. Noi anche con questi abbiamo fatto una battaglia, e noi molti no, l'abbiamo fatti diventare sì, andando a occupare le sedi regionali dell'INAIL e occupando le sedi con i lavoratori, con i malati, con i familiari, ecco che il no diventava sì, perché non avevano ragione, perché era pretestuoso il loro no, perché c'erano tutti i documenti che provavano che quel lavoratore aveva malattia professionale. Ma lo stesso sulla sorveglianza sanitaria, dove abbiamo dovuto lottare per averla quando c'era una legge che già dal 92, la legge 257 del 92 lo prevedeva. Fra l'altro oggi in Italia ci sono ancora alcune regioni che non la applicano, o alcune province, anche per esempio in Lombardia, che ognuno lo fa a modo suo, non c'è neanche un protocollo unitario. Quindi voglio dire che non è vero che allora le sconfitte vengono se uno pensa che arriva il messia o il partito politico o il sindacato che gli risolve i problemi. Noi possiamo anche prendere tante legnate, ma noi se lottiamo portiamo a casa dei risultati. Prima di tutto insegniamo che a tutti quelli che lottano insieme a noi che nessuno ti regala niente, che tu puoi avere 100 ragioni, ma se poi non metti in campo la forza, le ragioni non riesci a tenerle. E questa è una cosa importante. Uno lo impara per l'amianto, ma poi lo impara per la difesa di tutti i diritti. Ho chiuso, perché poi sugli altri punti oggi interverremo nel dibattito, nel Consiglio. Grazie. Grazie a Michele Michelino, e nel gruppo lavoro poi riprenderemo un po' di tematiche nel pomeriggio. E a questo punto tocca al dottor Enzo Cordaro, psicologo del lavoro, già responsabile della ASL Roma D, responsabile per la psicologia del lavoro ovviamente e del centro clinico sul disagio lavorativo sempre della ASL Roma D. Con il dottor Cordaro lavoriamo da anni con l'Associazione Italiana Benessere del Lavoro sulle problematiche stress, mobbing correlate, e stiamo anche lavorando a delle proposte di legge di cui vi parlerà adesso lui. Attendiamo che prepari le slide. Se c'è qualcun altro degli interventi che vuole usare le slide, ce lo faccia presente, così facciamo in modo che riusciamo a farlo dopo in tempi veloci. Sare solo un attimo, perché
dire qualcosa? Fulvio nel frattempo specificherà una cosa sul fondo delle vittime amianto. Sì, perché giustamente Michele Michelino diceva che abbiamo ottenuto fondo per le vittime e anche quello per le vittime non professionali. Però poi ci siamo ripresentati davanti al Ministero del Lavoro perché siamo andati ad un incontro che non vogliamo, con una manifestazione fuori, che non vogliamo essere presi in giro, perché per le vittime non professionali è stato assegnato da un decreto del Ministero del Lavoro una cifra di 5.600 euro, una tantum. Adesso diceva Nardin, quelli del Ministero della Marina Militare hanno preso 850.000 euro l'uno. Cioè questo semplicemente per dire qual è la differenza. Quindi anche nei risarcimenti ci sono delle cose che non stanno nel cielo di terra. E quindi questa lotta continuiamo a portarla avanti perché non vogliamo essere presi in giro. Non solo, ma per di più l'INAIL, che è l'INAIL che ha fatto questo decreto, ci siamo resi conto che l'INAIL dal punto di vista pratico sta sopra il Ministero del Lavoro. No? E ha stabilito, nel decreto c'è scritto che hanno diritto anche i familiari delle vittime a patto che il deceduto abbia fatto la domanda prima. Beh, la stessa legge 257-92 non è che c'è venuta bontà divina, sono dei lavoratori che l'hanno ottenuta, tant'è che in Italia ci siamo liberati, almeno abbiamo bloccato l'uso dell'amianto nel 92, negli anni successivi, l'Europa si è liberata solo il 31 gennaio del 2005, come Unione Europea nella sua entità complessiva. Forse non c'è anche questo. Ah, scusate per il ritardo, ma avevo un problema con le slide. Allora, intanto vorrei, pure qui ci sono degli errori, vorrei dire che non è soltanto la quantità di lavoro che fa male, ma anche la qualità del lavoro che fa male, ovviamente. È una banalità, insomma, forse va ricordato. Io sono il presidente dell'Associazione Italiana Benessere e Lavoro, che è sorto nel 2012 come conseguenza di un omicidio. Ovvero sia l'omicidio, è stato l'omicidio dell'ISPESL, istituto di sicurezza sui luoghi di lavoro, che era un istituto di ricerca in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che aveva fondato un network specificatamente che si occupava del benessere organizzativo, ovvero sia del processo del lavoro correlato. In tempi non sospetti, perché era ancora precedente alla legge del 2008. Un omicidio che in qualche modo ha avuto diversi sicari e mandanti. Il primo mandante è stato il governo che chiuse l'ISPES, dando competenze all'INAIL, che non sa neanche che cosa farci della prevenzione intesa come studio e ricerca della qualità della vita e quindi della lotta alle problematicità riferite alla prevenzione del lavoro. L'altro sicario è stato chi in qualche modo doveva prendere la responsabilità di questo settore dentro l'INAIL. Non facciamo nomi, possiamo fare cognomi, si chiama dottor Iavicoli, perché bisogna essere chiari, insomma, trasparenti, che ovviamente ha cancellato questa esperienza, un'esperienza molto importante che durava da diversi anni, ovvero sia che metteva insieme le esperienze in modo democratico di tutte le realtà che in qualche modo da anni, da sempre, lavoravano in questo ambito, nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, riferita alla dimensione del benessere dei processi organizzativi. Considerate ovviamente, insomma, queste sono statistiche banali, che le patologie stesse lavoro correlate sono il più alto indice di patologie a livello europeo. Per questo qua nel 2004 le parti datoriali e sindacali a livello europeo fecero quell'accordo importante e fondamentale, che dopo 4 anni di litigi in Italia sulle traduzioni di quell'accordo è stato poi recepito nella legge 81 del 2008. Allora, qui voglio fare una provocazione e mi riferisco al Signore degli Anelli, perché in qualche modo credo, con questa frase di Tolkien,
un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli, ovvero sia, sappiamo perfettamente che in qualche modo c'è, lo avete detto in mille modi, in mille situazioni, negli interventi, nei pochi interventi che ho sentito, ma insomma anche in questo ambito è possibile far finta che non esista nulla. E questo è stato quello che in qualche modo ha fatto l'INAIL. Anch'io ce l'ho molto con l'INAIL, che fa finta di fare le cose in molte situazioni. E in qualche modo il sistema che ha ipotizzato, ovviamente facendo fuori prima il network dell'ISPES che stava producendo procedure, metodi, stava studiando, perché faceva anche un discorso di ricerca dove, ripeto, partecipavano tutti i centri che in Italia si occupavano di disagio da lavoro, mobbing e quant'altro, fatto fuori questa realtà, ha prodotto un suo sistema. Sistema che funziona benissimo, ovvero sia, rappresenta un'Italia, come in qualche modo sulla realtà dell'inquinamento e dei tumori, rappresenta un'Italia che sta benissimo da questo punto di vista, ovvero sia usa strumenti che non permettono di approfondire, di verificare le situazioni che sono in qualche modo situazioni concrete, vere, di un disagio che si sta costruendo e che sempre di più aumenta nell'ambito della realtà lavorativa. Ci sono statistiche che dimostrano come è vero, che probabilmente sono anche quelle false, ma insomma, o comunque sono drogate in termini scientifici, come la qualità di un certo tipo di problemi di carattere fisico, eccetera, potrebbe nell'ambito della realtà del lavoro migliorare, mentre stanno peggiorando gli aspetti proprio della qualità del lavoro, ovvero sia, e quindi un incremento delle patologie specifiche che derivano dalla dimensione relazionale che esiste all'interno dei posti di lavoro. Qual è la differenza tra l'ex network dell'ISPES e Heidelberg, che ha ripreso, diciamo, nel 2012 questa esperienza, cercando di, certo, siamo un'associazione, non siamo più un ente, per cui con tutti i limiti che in qualche modo purtroppo c'è un'associazione, una caratteristica privata, però siamo andati avanti con molta dignità. Mi riferisco anche al collega che fa parte anche lui della il carpentiero, che fa anche parte di questa associazione, con Alessandro Polacchi, che in qualche modo ho visto prima girare. Abbiamo portato avanti un discorso serio di scientificità in questi termini. Ecco, allora, che significa l'operazione di linea? Vuol dire non far finta che questo problema non esiste. E noi bisogna in qualche modo tenere conto di due cose. Che cosa significa fare prevenzione primaria? Che cosa significa fare prevenzione secondaria? Allora, intanto la prevenzione primaria in questo ambito vuol dire riuscire a entrare dentro la dimensione organizzativa. Tra parentesi, lo dice anche l'accordo del 2004. Dice, guardate che le patologie vanno lavorative, sono riscontrabili solo se si riesce a valutare quanto quell'organizzazione è disfunzionale dal processo lavorativo e dal processo umano e sociale di una realtà lavorativa. Se non facciamo questo, non possiamo dire che anche quella è una patologia stessa lavoro correlata, perché bisogna fare la valutazione. Il legislatore nell'80, grazie, insomma, magari, voglio dire, il governo Prodi che almeno l'ha recepita, insomma, però fecero un grosso taglio, perché misero questo discorso del processo lavoro correlato soltanto nell'articolo 28, competenze del medico del lavoro, e misero nell'articolo 15, competenze del datore di lavoro e quindi dell'RSPP in merito alla definizione dei rischi sui posti di lavoro, misero così vagamente il discorso di un'analisi dei processi economici e organizzativi. Però la parola patologie stesse non correlate, quindi prevenzione patologie stesse non correlate, furono messe soltanto nell'articolo 28, competenze del medico competente, ovvero sia quando già la patologia è manifesta, perché quando il medico competente fa la visita evidenzia chi già sta male, e quindi una prevenzione di carattere secondario, senza nessun rapporto, tra parentesi, alla correlazione che dovrebbe esserci all'interno di quel posto di lavoro. Allora noi dobbiamo decidere due cose. Uno, se vogliamo fare una vera prevenzione primaria anche in questo campo oppure no. Perché se vogliamo fare una prevenzione primaria, come dicevo poco fa, bisogna entrare sul processo organizzativo. Quindi bisogna avere una visione sistemica della realtà del lavoro. Ma quando ti fanno entrare dentro il processo organizzativo? Questo è il problema dominante di questa realtà.
quando dice far entrare? Perché l'elemento determinante e fondamentale, cioè sa chi ti autorizza, no? È quello al massimo di vedere quanto quella persona soffre. Guardate per esempio che l'accordo, che il sistema di INAIL, fatto dagli agricoli Dorsi e Perbellini, dico, non faccio noi, faccio solo i cognomi, no? Ha una caratteristica molto precisa che è stata fatta sulla base del desiderata della Confindustria dell'API, ovvero sia quello di dire attenzione, non c'è, anzi non fate attenzione perché non c'è nessuna patologia. Io mi ricordo che molti anni fa fui invitato come psicologo del lavoro a una riunione dell'API e c'era il responsabile della formazione, un avvocato, un piacione alto, che iniziò, e c'era anche il direttore dell'API, iniziò la riunione dicendo che le patologie sessuali non esistevano, era un falso problema, eccetera. C'erano poi tutti, molti responsabili di servizi di attenzione e protezione di diverse banche che dissero tutto il contrario, la sofferenza che c'era, eccetera. Poi intervenni io, intervenne il medico competente dell'API, rafforzando questo aspetto, si concluse la riunione dicendo come avevo detto all'inizio, le patologie sessuali vulnerabili non esistono. Quindi questo è l'elemento di democrazia e di confronto. Si distrugge una realtà come il network che stava cercando di fare chiarezza e fare scienza su questo aspetto, non si ipotizza assolutamente che questo problema esiste, considerando che, ripeto, che il 60% delle patologie che emergono a livello europeo sono patologie che derivano, e quindi giorni di assenza, di sofferenza, eccetera, sono legate a questa cosa. Allora io vorrei ricordare un fatto, una frase, speriamo che si veda bene perché mi sembra che sia un po' sfalsata, del grande Carlo Marx, che dice non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. Per cui se noi non abbiamo una visione sistemica e non entriamo dentro gli aspetti dell'organizzazione, non avremmo mai la capacità di vedere e risolvere non solo il problema del gestesso regolare, è ovvio, insomma, tanti altri problemi, ma noi ci riferiamo come associazione a quello, sicuramente quel tipo di problema. Mi ero preparato un intervento un po' più lungo, perché visto che siamo in ritardo, eccetera, però due altre cose me le dovete permettere di dire, perché noi credo che sia importante capire questo. Se vogliamo in qualche modo riuscire a costruire un sistema idoneo, vero e non falso, come qualcuno che prima citavo ha tentato di costruire nel tempo, ovvero sia la nullità più totale in termini scientifici. Non entro dentro il perché siano elementi falsi, ma insomma, prima di tutto bisogna avere un'etica, una visione etica del lavoro. Poi una valida teoria di riferimento su che cos'è un processo organizzativo, una visione dell'organizzazione, delle variabili che intervengono nel definire i processi psicosociali del lavoro, di un periodo di monitoraggio delle realtà che non riguardi soltanto, voi sapete che per esempio nella circolare attuativa della 81 specificatamente nell'aspetto del gestore correlate, la circolare ipotizza una prima fase e una seconda fase di indagine. Nella prima fase, indovinate chi la fa l'indagine? Il datore di lavoro tramite l'RSPB e il medico competente, controllate in parte dagli RLS, che insomma ho molti dubbi che siano sempre costantemente adeguati a questo tipo di indagine, con strumenti più o meno adeguati, ma insomma, e se non c'è un livello di pericolo non si passa alla seconda fase, dove viceversa si dà la possibilità di sentire tutti i lavoratori su questo problema, quindi con strumenti idonei sondare il parere o la percezione o la patologia o la sensazione di patologia di tutti quanti. Ecco, ovviamente il sistema INAI non permette il passaggio dalla prima fase alla seconda fase perché non rileva problemi nella prima fase. Di una teoria di processuale definire, vabbè, insomma, tutta una serie di cose che sono estremamente importanti. Vorrei soltanto leggere due frasi. Questa è la parte riferita all'etica. Io il grande Adriano Olivetti l'ho riscoperto per una serie di motivi. Uno, perché la sua storia è stata una storia importante professionalmente e lavorativamente, ma
Secondo, perché ho sentito una forte sintonia tra noi e lui, tra noi intendo Heibel e lui, in riferimento alla visione complessiva del lavoro. E qui dice una cosa importante: la fabbrica fu quindi concepita nella misura dell'uomo perché questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto, non un genio di sofferenza, vista da tutti i punti di vista, non solo quella psicologica. Faccio e salto tutto e leggo tutta la parte più tecnico professionale, che insomma vi evito perché è tardi, e arriviamo all'ultima delle frasi che vorrei in qualche modo ricordare. È una frase che io cito ormai sempre, è diventato un mio leitmotiv, e dice: voi potete comprare il lavoro di un uomo, la sua presenza fisica in un determinato luogo, potete comprare anche un determinato numero di abili movimenti muscolari per un'ora o per un giorno, ma non potete comprare entusiasmo, la realtà, la dimensione del cuore, della mente e della vita. Queste cose ce le dobbiamo meritare. Grazie. Per i vecchiacci come noi, Centro per la Salute Giulio Macaccaro di Castellanza, noi come lavoratori e come movimento, coinvolgendo il sindacato, anzi costringendolo, nel 69-70 siamo riusciti a fare scrivere, a proposito di quello che lei ha detto sulla prevenzione primaria, sui contratti collettivi nazionali di lavoro l'obbligo della costruzione del registro dei dati ambientali e biostatistici da parte dei lavoratori. Questa cosa, in virtù della delega, è stata cancellata piano piano in tre contratti successivi. Ma per dire che ancora oggi a Castellanza, ma secondo me non è che non siamo particolarmente fortunati o intelligenti, si può fare dovunque, è sufficiente che un laboratorio abbia dei bisogni, certo facendogli superare le paure, perché si ha paura di parlare fuori dalla fabbrica del proprio lavoro, perché si teme di essere licenziati con questa legislazione del delinquente che c'è al governo. Mi assumo tutte le responsabilità del gelataio di Firenze, ma anche di tutti i suoi accoliti, perché li conosciamo tutti. Concludendo, con qualunque lavoratore che si presenta da noi, noi ci rimettiamo ancora oggi con lui a fare quello che lei diceva, e cioè la prevenzione primaria. Parliamo con lui perché solo con lui si può costruire il registro dei dati ambientali e biostatistici, e solo con lui. Ne basta uno in una fabbrichetta, poi se si riescono a diventare due o tre, per chi non lo sapesse, il registro dei dati ambientali e biostatistici, per quel che si è riuscito da fare, per sapere come e perché è successo a Seveso, l'abbiamo fatta con quattro lavoratori. Non vi spiego come, perché c'erano di mezzo i servizi segreti. Voi sapete tutti che a Seveso tutti i dati sono stati militarizzati. Ebbene, noi con loro, con questi pochi lavoratori, abbiamo, ma ancora oggi lo facciamo. E adesso non c'è bisogno, l'ho capito che nella legge nell'81 non c'è niente di tutto questo. C'era anche nel contratto collettivo del 69, ma basta la buona volontà e la non delega. Ho capito, oggi ci sono tanti rischi, ma chiunque lavoratore voglia affrontarli, noi lo facciamo ancora. Questo è il movimento di lotta. Solo un flash di un secondo, due aspetti interessanti della mattinata. Si è parlato giustamente e profondamente del problema di chi muore, si è parlato del problema di chi sta male psicologicamente sul posto di lavoro. Quando per esempio si parla di riabilitazione di chi ha avuto una lesione, giustamente siamo presi dall'attenzione alle problematiche dell'inserimento, alle problematiche dell'assistenza, alle problematiche dell'adattamento alla vita di tutti i giorni, ma trascuriamo completamente un aspetto che è la biologia del recupero, cioè il fatto che il cervello, il sistema nervoso centrale, dopo lesione possono modificare. Ci facciamo raccontare, abitolare dal fatto che l'handicap è una
diciamo così, condanna, è un inesorabile destino. Se quindi come medicina democratica e quindi anche come esperti, quando c'è un problema di carattere fisico ci rivolgiamo al fisico, al biologo, al chimico, perché abbiamo bisogno di essere dotati di esperti, io credo che in riabilitazione si debba dotarci anche di chi si occupa della biologia del recupero, che ti dice che un ragazzino che ha avuto una lesione spinale è completamente diverso il suo destino se la lesione spinale è completa, se la lesione spinale è incompleta. Purtroppo nel nostro mondo e anche in tutto il mondo occidentale i ragazzi con una lesione spinale completa o incompleta vengono trattati nello stesso modo dal punto di vista riabilitativo, perché si ignora l'impegno nello studio di come il sistema nervoso centrale possa modificare se stesso attraverso delle esperienze fatte attraverso il pensiero, il modo di sentire, e ne parleremo oggi nel gruppo sanità. Direi che è stato stimolante la mattinata di oggi, si è parlato di chi muore, di chi soffre psicologicamente, come se avessimo parlato del corpo e della mente, e la riabilitazione sta nel mezzo, perché la riabilitazione è la fusione, l'indissolubile legame tra il mente e il corpo, e credo che questo sia abbastanza importante da cogliere. Brevissimamente, al compagno che ha parlato precedentemente, assolutamente, la mia, purtroppo quando uno deve accorciare un intervento per problemi di tempo salta una quantità di cose, è ovvio, insomma, per cui dà un'immagine complessiva del proprio pensiero, in questo caso del pensiero dell'associazione, e ovviamente poi salta una serie di passaggi che sono importanti. Guardate, io non è che stavo dicendo che la funzione che fa il medico competente è secondaria o di minore importanza, assolutamente no. Infatti è estremamente importante tutta una parte che in qualche modo avevo trattato nel mio intervento della funzione sistemica dell'intervento sulla prevenzione, dove tutti dobbiamo essere in grado, psicologi, medici, tecnici della riabilitazione, a fare un discorso completo e nelle sue sfaccettature. E, per esempio, vi faccio un esempio banale. Il medico competente, io dal 1° gennaio sono un fortunato pensionato, anche se poi per fortuna mia per altri versi continuo ad avere un interesse intellettivo al mondo che mi ha caratterizzato fino al 31/12/2014, però fino al 2014 io sono stato direttore del centro mobile, un centro sulla patologia sessuale correlata, quindi una realtà che in qualche modo è andata avanti per oltre 20 anni producendo una quantità di cose elementi importanti. Allora, il problema fondamentale non è che il medico competente veniva a me e faceva fare le valutazioni di carattere biologico o chimico, insomma, o fisico, nel senso il mio unico rischio nel posto di lavoro da un punto di vista fisico era il lavoro, diciamo, al problema della video, dell'attività di video, insomma. Perché questo? Perché ovviamente uno leggeva il documento dei rischi e sapeva che nel mio caso non c'era questo tipo di rischi. Oggi, con il sistema INAIL o senza sistema INAIL, ovvero sia senza nulla, non c'è un livello di valutazione che permetta al medico competente, quando fa la sua valutazione annua, di capire se quel soggetto è in una realtà sociale, di carattere psicosociale, organizzativa, disfunzionale o funzionale, e per cui avere più attenzione nel momento in cui fa la valutazione su quel soggetto in merito alle problematiche di carattere psicologico, perché il rapporto ci deve essere, ovvero sia tra il disagio di lavoro e la realtà in qualche modo in cui il soggetto lavora, altrimenti salta qualsiasi tipo di valutazione e facciamo le più creative valutazioni e considerazioni. Io con i medici competenti ho un grande e ottimo rapporto, però in alcuni casi ho visto delle cose veramente oscene. Io non mi riferisco a chi è impegnato seriamente e sinceramente a un lavoro di valutazione, ma io ho visto che in 5 minuti fare una valutazione complessiva, in 5 minuti, perché i tempi che gli vengono dati sono 5 minuti. Allora credo che sia estremamente problematico in 5 minuti valutare tutti i problemi, ma ancora di più un problema di carattere psicologico, per cui grande rapporto. Noi dobbiamo tentare di andare avanti su un discorso di costruzione di un sistema congiunto di saperi che in qualche modo permetta di costruire e di dare una risposta seria e anche dal punto di vista riabilitativo, questo credo che sia estremamente importante, una risposta seria di salute alle persone.
però prima di tutto bisogna capire se quella struttura, se quell'organizzazione, se quella sottostruttura di quell'organizzazione è disfunzionale o funzionale, e se è disfunzionale riuscire ad avere gli strumenti che entrano dentro un modello organizzativo e modificano quegli aspetti negativi che in qualche modo sono alla base della problematicità. Se non facciamo questo, se non facciamo una rilevazione di quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di quell'organizzazione, e se non interveniamo sugli aspetti negativi, non possiamo permettere alla ruota successiva, e non per importanza, ma per cadenza al medico competente, per cui di poter fare un intervento, un lavoro che sia qualificato. Grazie, scusate. Ancora grazie a Enzo Cordaro, e volevo invitare poi Enzo, magari sul prossimo numero di Medicina Democratica potrebbe venire un intervento più complessivo, magari da quello che abbiamo prodotto anche all'interno di Albert. Non ho avuto modo di parlare tutti i posti di legge che abbiamo fatto. Va bene, poi... Che magari, tra parentesi, in un caso ci avete aiutato anche voi, Marco Spezia, che è venuto nostro... Sì, Marco Spezia era qui prima. Ci sarà nel gruppo di lavoro del pomeriggio sul lavoro. E volevo fare due comunicazioni di servizio al volo prima di dare la parola alla Bodini di SNOP. Uno, che appunto tutti i relatori possono lasciare il loro contributo, quelli della mattina, se lo lasciano su pendrive a Maurizio Loschi, ecco, Maurizio ha alzato il braccio, quindi poi verranno messi online rapidamente nei prossimi giorni. Seconda cosa, chi volesse l'attestato e ha dimenticato di scriverlo quando si è iscritto stamattina, metta una A perché gli verrà mandato via mail. Ecco, basta la parola. Allora si continua a parlare di lavoro e di servizi, stavolta di prevenzione. Società Nazionale Operatori della Prevenzione, Lalla Bodini. Grazie, volevo fare una precisazione sul collega di prima. L'articolo 28 non è il compito del medico competente, ma è l'articolo sulla valutazione dei rischi, che è il compito del dottore di lavoro, che secondo me non è irrilevante. La seconda cosa è che i medici competenti sono 5.000, e se usassero il loro tempo per fare meno visite, più sopralluoghi, sarebbe meglio. Apro e chiudo a parentesi, perché c'è uno spreco di non appropriatezza di visite inutili, perché se noi teniamo conto che facciamo conto che costi 100.000 a 100 euro una visita video a terminalista, che non è un rischio, è un'attrezzatura, e la legge sui video a terminali è basata sulle attrezzature video degli anni 70-80. 90, oggi è molto diverso. Cioè noi moltiplichiamo i 3 milioni di lavoratori che a queste vite, diciamo, i costi per molto poco. Comunque questo non è il tema di oggi, no, per una vecchissima associazione che si ostina a tenere organizzati gli operatori del sistema pubblico. Volevo dirvi alcune cose. La prima cosa è che oggi esistono i piani. Chi mi sa che sono intervenuto anche al corso che Medicina Democratica ha tenuto a Milano, beh, devo dire che ogni sezione, ogni gruppo di Medicina Democratica deve avere sotto mano il fatto che esiste il piano nazionale a prevenzione, ogni regione ha il suo piano. I piani di quest'anno, ormai sono 5 anni, hanno detto delle questioni innovative. Uno è il tema, incredibilmente per la prima volta, di salute e ambiente, che non c'era nei piani scorsi. Il secondo è quello delle dipendenze. Il terzo, non l'ho citato, oltre ai temi soliti della pianificazione sull'edilizia, l'agricoltura, vedo quello che diceva prima Michelino, cioè l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria degli ex posti, è diventata nella parte amianto una cosa molto più. Cioè, quindi il sapere che, e quindi il richiedere l'ottemperanza, se l'indicatore è che ogni ASL, ogni regione deve avere un sistema di richiamo per avere la sorveglianza sanitaria degli ex esposti a cancerogeni, in particolare all'amianto, noi
chi fa una, diciamo, un'organizzazione di base deve saperlo per esigerlo. Quando si parla dell'INAI, io mi conosco, a me viene una specie di magone, perché la differenza di riconoscimento della stessa malattia professionale, della stessa azienda, della stessa mansione, della stessa esposizione ha una variabile, la sede INAI. Per cui ogni sede INAI si comporta come vuole, ma anche su malattie, diciamo, purtroppo chiare, il mesotelioma. L'INAI non dà l'elenco dei lavoratori in rete, almeno per le ASL, l'elenco, i due elenchi, lavoratori esposti a cancerogeni, perché le aziende, che è un elenco parziale, però c'è, e i nomi degli RLS. Sono due parti del sistema informativo INAI che INAI non mette nei flussi ad accesso pubblico, come sono gli infortuni, le malattie a professionali, le relazioni sanitarie. Quindi la questione della conoscenza dei dati, cioè molti dati ci sono, perché le schede di dimissione ospedaliera, quello che diceva Gennaro, cioè non è che noi non sappiamo niente, chi si ammala, i consumi, ha dei farmaci, cioè i dati nella sanità ci sono. E quindi però dobbiamo anche studiare appunto la pianificazione. Il discorso delle diseguaglianze è un discorso che anche nella prevenzione, nella mia esperienza di aver fondato il DOP nell'85, ma di aver iniziato nel 75, 6, 7, a guardarmi intorno a livello italiano, è la debolezza che ancora oggi noi abbiamo nelle regioni del centro-sud. L'ultimo piano, cioè la Calabria, secondo me non ha ancora messo dalla sua parte il suo piano regionale, e la Campania l'ha prodotto pochissimi giorni fa. Questo non vuol dire niente, però è chiaro che questi tempi sono significativi. Il secondo punto di debolezza è un punto di debolezza di trasparenza comunicativa. Noi, per una certa abdicazione che è un po' attenuata, diciamo, negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, del Ministero della Salute sui temi del lavoro, della salute sul lavoro, il Ministero della Salute ha abdicato al Ministero del Lavoro i temi che riguardano la salute, che devono essere nei piani, sono fortemente all'interno, ma nell'organizzazione no, perché tra INAI, che ha uno strapotere economico e comunicativo piuttosto alto, e il Ministero del Lavoro, che comunque ha avuto il compito di legiferare anche sulle semplificazioni, eccetera, eccetera, è chiaro che la debolezza del Ministero della Salute nei temi di salute ambiente e salute sul lavoro, alla fine secondo me si fanno sentire. Ci sono ancora molte attività inutili. Noi, secondo me, ed è assurdo che in alcune regioni giustamente si cancellino delle attività inutili, burocratiche, borboniche, e in altre regioni, insomma, la home page dell'ASL Picco Pallo vede come le cose principali l'elenco delle attività inutili. Come associazione, anche noi lottando, abbiamo ottenuto l'articolo 13,6 dell'81. I soldi delle sanzioni devono tornare al sistema di prevenzione. In potenziamento, perché anche da noi ovviamente non vengono i turnover, se uno va in pensione non viene, eccetera, eccetera. Quando io ho sentito stamattina, e spesso a me capita, di parlare di un comparto a rischio, no, noi abbiamo organizzato come associazione, all'inizio degli anni 80 a 90, tantissimi seminari di comparto. Cioè, allora, se io so che c'è un settore legno, o un settore concio, un settore ceramica, un settore siderurgico, eccetera, io devo già da allora chiedere ai colleghi che hanno tante aziende, voi che cos'è che chiedete, che cambiamenti
nell'ambiente di lavoro che aspirazioni, che insonorizzazioni, che movimentazione, questo andava e per il fronte lavoro ma anche sul fronte ambiente. Cioè non è che un'azienda per forza deve inquinare, ma un'azienda, cioè se esistono tecnologie per migliorare le condizioni di lavoro, la fatica, l'inquinamento esterno, interno, aspirare, cioè queste cose devono essere conosciute e generalizzate. Quindi io mi stupisco sempre quando vedo che ognuno ricomincia da capo come se tutto il mondo fosse così. Non è così. Io quando sono arrivata a lavorare a Sesto nel 74, dopo un minuto ho chiesto al comune di poter avere la convenzione tra due medici e un assistente sanitario e una assistente amministrativa e il Colossi, no, che citava Michelino prima. Io un attimo, datemi la convenzione con il Politecnico. E lì con colleghi, in questo caso anche compagni del Politecnico, abbiamo fronteggiato una serie di no aziendali, perché di fronte a questo l'applicazione non si può fare, lì non si può fare, non si può fare, semplicemente loro che avevano un occhio internazionale, come no scusi, guarda che questo problema l'hanno risolto. Quindi le situazioni, anche se noi non avevamo le funzioni di polizia giudiziaria, ma ci muovavamo solo su richiesta dei lavoratori, sono arrivate 10 anni dopo, molte cose sono state ottenute. Quindi, secondo me, questo di scambiarci le buone pratiche, che vuol dire poter ottenere delle soluzioni, e non solo, deprimerci sulle mancate soluzioni, a me sembra più positivo. La medicina del lavoro ha avuto due enormi business, quello sulla formazione e quello sulla sorveglianza sanitaria. Chi ha fatto corsi di formazione sa tendenzialmente la genericità, il costo e l'utilità. Beh, questi sono due elementi, e quindi la non effettività, perché noi ci troviamo di fronte a persone non fermate, non affermate. Poi sulla sorveglianza sanitaria ne abbiamo già detto. La criticità maggiore, anche se non si apparentemente sembra al terzo posto, è stata la mancata partecipazione. Ma non che non ci siano stati gli strumenti, non siamo stati capaci di usarli. Perché gli RLS ci sono, ma chi li ha sostenuti? Un'enorme solitudine. Quindi, secondo me, dobbiamo capire cosa fare. Noi ultimamente, parlando con i miei colleghi, abbiamo individuato le tre fasi. La nostra, quando abbiamo iniziato noi, arrivava nel consiglio, alla fabbrica. Poi c'è stato una, diciamo, anni, 10, 15, poi c'è stato decine d'anni in cui arrivavano uno del consiglio di fabbrica o un RS con un lavoratore in crisi per la sua situazione aziendale. Poi arriva solo il lavoratore. Il resto non esiste più. Cioè il sostegno. Quindi c'è una solitudine dei problemi individuali, una solitudine dei problemi nell'azienda. Questo è un segno molto critico, perché a noi è una cosa che è venuta fuori anche al corso di medicina democratica che è stato da Claudio. Cioè per noi, o i miei colleghi che ancora lavorano, significa un senso di impotenza, perché poi, cioè, quando vedi il consiglio di fare quali funzioni di polizia giudiziaria, poi vedi, cioè, adesso mi muovo, vado, prigo di disposizione. Qualcosa a sentire. Di fronte a questi casi individuali, non sono individuali, sono tanti, ma di solitudine, la soluzione di un caso di emarginazione, perché ha avuto all'ernia del disco, perché ha dovuto sollevarsi, eccetera, e così, è molto infinitamente più difficile. Sicuramente, io ho visto i dati dell'ASL di Milano, i dati dei primi 9 mesi di quest'anno, sono aumentati enormemente gli esposti. Tenete conto che noi abbiamo quasi sempre lavorato su programmazione, cioè programmazione vuol dire andare a vedere i cantieri. Beh, per esempio il cantiere Expo è stato pedinato molto, e in fondo gli infortuni gravi non ci sono stati, solo sono stati morti, non sono stati neanche i problemi gravi.
Quindi la programmazione basata su delle priorità è importante. Quando arrivano molti esposti, è chiaro che uno dice però la gente si muove, ma sono esposti di somme di solitudini. Uno dovrebbe capire dove sta il problema e quindi andare alla radice del problema, prima però che si ponga. Le proposte, chiudo molto rapidamente, quello di investire anche in, diciamo, formazione, in qualcosa di più, non può essere solo il controllo, quello di investire nella partecipazione. Anche qua noi abbiamo, chi di noi ha scritto il piano nazionale, io devo dire immodestamente ho contribuito a aggiungere, che fa abbastanza ridere, nel senso che mi dice ma come il piano nazionale, ecco, la parte sugli RLS come punto importante, e il piano nazionale e tutti i piani regionali ha questa parte. Questa parte va valorizzata, sì, è un indicatore per i servizi ASL, i corsi, gli incontri per gli RLS, gli ST, quelli di comparto, secondo me vanno esigiti. Cioè, voi cos'è che state organizzando? Bisogna andare sul sito delle ASL, cos'è che stanno facendo? Perché anche se si è pochi, occorre sviluppare le cose più importanti. Ultimissime cose. Per esempio, noi abbiamo il discorso della appropriatezza, che secondo me è molto importante anche in medicina del lavoro, perché c'è questo business della sorveglianza sanitaria, è veramente, secondo noi, enorme. Quello che oggi, dove pensiamo un lavoratore edile che ha fatto la sorveglianza nell'azienda A e dopo 3 mesi va nell'azienda B, ma deve ricominciare tutto da capo. Cioè, noi buttiamo via dei soldi su cose inutili, ma invece le cose vanno messe nella prevenzione a primaria. Alcune cose sono diverse da prima. Io mi ricordo che sull'amianto, almeno l'amianto visibile ovviamente, diciamo, che fortunato quel comune lì che ha fatto la visione aerofotogrammetrica e ha adesso... Oggi, dico, con Google Maps o i droni, la mappatura, nessuno può dire che non sa dov'è l'amianto visibile, perché si vede a computer, per così dire, come la lettura degli inquinamenti in aree dismesse è un po' più semplice, teoricamente, dei soli carotaggi qua e là. Quindi, anche in un'epoca dei social media, ieri mi hanno letto, io ho scritto una cosa il semaforo verde come standard nella valutazione del rischio stress, no? Tutta l'Europa dice che lo stress esiste, l'Italia miracolosamente invece no, le valutazioni sono tutte in zona verde. Ho scritto un pezzo piccolissimo su alla segna, ieri ho trovato un fa, t'ho visto su Facebook, non solo su Facebook, perché hanno ripreso. Allora, è chiaro che ieri c'è stato un caso di meningite fulminante in un ballerino a Milano, l'altro ieri, e com'è che arrivi al suo mondo, ha frequentato 6 discoteche, insegna ballo in 2 scuole, arrivi con Facebook, chi pensava di allertare come ha fatto a Genova, col fax mandato il venerdì sera nel comune e poi tutto è andato un po' al calabascio, cioè vedo conto che il comune non c'era nessuno per le fasi, che mi avete già posto, però se tu mandavi un sms al sindaco, il sindaco a tutti, forse magari qualcuno lo avvisava. Quindi oggi ci sono dei mezzi per arrivare anche in un modo di allerta, insomma, che dobbiamo usare. Il mondo diversificato, io penso alla Lombardia, quando io leggevo i dati della Toscana, che c'era quanti ingegneri clinici a Roma e gli psicologi, cioè, Lombardia 0, ingegneri 5, Toscana erano, non so, 80, quindi come dicevo prima Duca, non erano avuto nemmeno 160, erano 5, tutta Lombardia, chimici 2 o 3. Cioè, allora,
per far funzionare anche il sistema pubblico al quale dobbiamo pretendere che funzioni, dobbiamo dargli anche delle risorse per i poi le valle su come le usa o non le usa. Ma se invece il sistema pubblico è sempre un po' visto come a prescindere, come un nemico amico, spesso, cioè, è chiaro che è un sistema pubblico, deve essere misurato sulle cose. Poi abbiamo, secondo me, tanti temi, quello dell'alternanza scuola-lavoro, a capire come verrà gestito dalle scuole e dalle aziende, perché è un'opportunità, ma come? Con chi? Cioè, o diventa un'altra questione di business. Tutto il mondo dei lavoratori che non sta nelle statistiche INAI, che sono circa 5-6 milioni di persone che non stanno nelle statistiche perché non sono INAI. E quindi direi, insomma, di cose da fare ne abbiamo. Grazie. Volevo dire, a proposito l'ultima parola di Lalla sulla Toscana. Quei servizi si stanno rapidamente deperendo, tutta una generazione di operatori sta andando in pensione, vedo il mio servizio praticamente rimane senza medici perché anche la mia collega va in pensione fra pochi giorni. Si sta, quello che Bruno Benigni con una grande, all'interno di un movimento riformatore, assessore alla salute degli anni 80, che ci ha lasciati tra l'altro, Cesare Bondioli lo conosce bene, pochi mesi fa. Ecco, quella fu una grandissima stagione che veniva dopo le lotte sulla salute e sicurezza, qualcuno ricorderà ancora il convegno di Firenze del 1973 sulla nocività in fabbrica, uscirono due opuscoletti, eccetera, eccetera. Quindi la Toscana sicuramente è un'onda lunga di alto livello, a tutti, anche con i servizi di salute mentale di cui magari ora ci parlerà Cesare Bondioli. Tutto questo stiamo cominciando a dimenticarcelo perché è la fase del deperimento completo, quindi siamo ancora, approfittiamo dell'onda lunga e quindi siamo ancora un po' meglio degli altri, semplicemente perché gli altri stavano un po' peggio anche prima. Ma o ci muoviamo o faremo anche in Toscana la stessa fine di tutti gli altri. Prego. Telegrafico, ecco, una cosa importante, in questa abbondanza di diapositive, stiamo attenti che le parole sono pietre, nella diapositiva della collega è stata passata giustamente perché la collega ovviamente fa quel lavoro, delle sigle tipo EPP eccetera, ecco, teniamo presente che anche a fini poi delle sintesi congressuali eccetera, c'è chi sostiene che la medicina basata sulle evidenze è una forma dal punto di vista epistemologico di delega del sapere agli altri, chi è anche arrivato a dire che è la morte della medicina. Quindi stiamo attenti, la medicina basata sulle evidenze tecnicamente cos'è? Io non faccio lo studio diretto ma mi baso a trarre conclusioni sugli studi fatti dagli altri. Quindi va bene che io mi risparmio il lavoro facendo la sintesi degli studi fatti sul campo dagli altri. Quindi ecco un invito, sì, presentiamo contributi, io direi quantitativamente ridotti però tecnicamente approfonditi, perché se l'obiettivo del convegno, la prima parola è la non delega, dobbiamo essere noi di medicina democratica a non delegare agli altri ricercatori quello che dobbiamo fare in casa, a mio avviso. Grazie. Se ve la sentite c'è prima della pausa, no, meglio fare la pausa subito. Scusate, ma io non sono assolutamente d'accordo, perché comunque l'evidence based in medicina, a parte che Lalla Bodini ha parlato di evidenza EBP e quindi l'evidence based in medicina non delega, l'evidence based in medicina in tutte le nostre professioni, no, dà la possibilità di fare studi oltre che revisioni e tutto quanto, per cui è parziale quello che è stato detto. Le canzoni fatte dagli altri. Non solo, c'è tutti i trailer, ci sono tutti gli studi, ci sono studi che si mettono in conto, studi che si
avviano, cioè, non è assolutamente così, almeno, cioè, poi, allora, io per quello che so, quello che stiamo facendo, le business medicine, medicina e tutte le professioni non sono solo revisioni sistematiche, sono un sacco di studi che prendono dentro tutti i professionisti ed è anche una battaglia che stiamo portando avanti, che tutti possono partecipare per dare un contributo a quello che è la parte scientifica, per cui io dissento da quello che è stato detto. Grazie Laura. Allora io direi facciamo un ultimissimo intervento, via poi andiamo a mangiare, ci state? Psichiatria Democratica e dottor Cesare Bondioli? Va bene, allora chiudiamo la mattinata. Ecco, un quarto d'ora se riesci, poi ci grazie, ma solo per dire due parole e portare il saluto di Psichiatria Democratica e del segretario Lupo che è stato trattenuto da degli impegni a Napoli, anche noi dobbiamo dividerci su vari fronti. Ma sono saluti e una partecipazione chiaramente non formale, perché la storia di medicina democratica e la storia di psichiatria democratica è andata avanti in parallelo, non fosse altro per il contributo che ha avuto che hanno avuto le nostre associazioni da una persona come Mancacaro, che ne ha fondata una e ha dato un contributo notevolissimo nella fase iniziale di Psichiatria Democratica, proprio sui temi dell'epidemiologia e sui temi del ripensamento della cultura psichiatrica verso la salute mentale. Quindi le nostre associazioni possono essere considerate sorelle, se non gemelle, e questo ha fatto sì che in questi anni, nei momenti critici, nei momenti più importanti, ci siamo ritrovati fianco a fianco e questo senza nemmeno bisogno, come dire, di convocarci in qualche occasione. E oggi è ancora così, anche noi oggi sentiamo che questo attacco al Servizio Sanitario Nazionale è il momento più critico, preparato da parecchio tempo, ma adesso sta arrivando alla stretta finale, in forme più o meno palesi, in forme più o meno manifeste. Certo, è facile computare e cogliere l'attacco proprio al pubblico nel definanziamento del servizio, è meno facile coglierlo nel budget, come ci parlava il collega Lombardi. E questo è proprio invece l'attacco alla dimensione comunitaria della salute. Il voucher è una prestazione, la salute non è una somma di prestazioni. È molto più sottile. E prendete conto che i Lombardi sono soddisfatti della sanità. E le statistiche dicono che la sanità funziona, ma non funziona nel senso di comunità, che è quella che ci permette, se ne siamo capaci, non sempre ne siamo stati capaci, di esercitare anche un controllo. La partecipazione democratica è anche controllo, ma la si può fare solo nel pubblico. Oggi molte delle attività sanitarie, anche nella salute mentale, sono già orientate al privato. Lo si chiama privato sociale? È vero. Parliamoci chiaro, abbiamo anche noi delle responsabilità su questo. Oggi il privato sociale è un privato mercantile a basso costo ed è soprattutto in molti casi uno sfruttamento dei lavoratori che ci occupano. Tutto questo si è preparato negli anni. Io vivo in Toscana, ricordava prima Gino la lungimiranza di una programmazione fatta da Benigni negli anni 80, perché Benigni aveva una visione politica, non una visione economicista. Leggetevi i nostri piani sanitari, sono volumi di 350 pagine, pieni di nulla, se non di numeri, e alla fine il bilancio deve essere, è come i giochi a risultato zero, insomma, no? E questa è la linea, per questo abbiamo avuto il fiato lungo, ma via via questo respiro lungo si è accorciato. I servizi sanitari, i servizi della salute mentale in generale in Italia sono diminuiti del 50% di operatori. In Toscana siamo intorno al 30%, quindi ancora qualche cosa, un pochino. Tutto questo poi
sommandosi anche alla cultura, perché è anche un problema di cultura. I nostri, io parlo per la psichiatria, gli operatori che escono dall'università e dalle scuole di specializzazione non hanno una cultura adeguata per lavorare nel territorio. Nelle migliori delle ipotesi hanno una sufficiente cultura per un lavoro ambulatoriale, soprattutto di tipo farmacologico e tutto qua. Allora, in questo momento la crisi si fa sentire e noi dobbiamo, come dire, cercare di resistere in tutte le maniere e supportare anche, perché ad esempio quando ci fu la 180, dove c'è stato un supporto, un coinvolgimento, una partecipazione indotta dagli operatori stessi, beh, le cose hanno funzionato in maniera diversa rispetto ad altre realtà in cui una legge così complessa e così complicata come era stata la 180 non poteva risolvere tutti i problemi che avrebbe creato, dai problemi reali ai problemi di immagine e di immaginario collettivo. E adesso ci troviamo in un momento analogo. Noi stiamo vivendo adesso la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la viviamo in un momento in cui appunto le risorse sono diminuite. È vero che ci sono stati dei finanziamenti, ed è una delle cose buone di questa legge, però i servizi non si sentono pronti, i servizi sono sovraccaricati, fanno un lavoro di tipo ambulatoriale, la presa in carico, e poter tenere insieme, e gli strumenti legislativi ci sono per farlo, il sociale e il sanitario. Oggi questo stare insieme vuol dire che nel chiuso delle stanze ci scazziamo fino allo sfinimento per stabilire questo è mio e questo è tuo. E all'ultimo, e questo, al di là della banalizzazione ovviamente dell'esempio che vi faccio, ma anche al di là della miseria di un ragionamento del genere, ha una conseguenza che favorisce la cronicizzazione, perché il paziente sta sempre tra una sedia e l'altra e alla fine casca in mezzo e si rompe un femore che magari sta dentro la sua testa e non sta nelle gambe. Allora questo sistema, tutto basato sulle compatibilità economiche, oltre ad essere dispendioso, perché non è vero che si spende di meno, si spende parecchio di più, è un sistema che è inadeguato ad affrontare le complessità. E allora bisogna che quei pochi operatori o quei tanti operatori che oggi si devono comunque confrontare con l'applicazione di una legge, la legge 81 sulla chiusura degli OPG, che è anche una buona legge, non risolve tutti i problemi, ma è anche una buona legge, devono essere supportate, devono essere anche incalzate. Per questo credo che appunto tenerci in contatto, cercare di sviluppare anche in sede locale, perché si possono fare tanti bei discorsi generali, però poi dopo sono nel concreto che si vedono i problemi. Noi abbiamo in Toscana un ritardo, la Toscana è diffidata rispetto all'applicazione della legge perché non ha rispettato i tempi, è diffidata dal Tribunale di Sorveglianza per un reato di sequestro di persona, perché non ha dimesso i suoi internati dall'ospedale psichiatrico di Montelupo. Ma è anche vero che questo è dovuto all'insipienza della regione toscana, ma gli amministratori locali, dove è stato proposto di costituire una REMS, si sono opposti, tutti. Noi abbiamo avuto 5 progetti di REMS in Toscana. Allora però gli amministratori locali sono anche espressione della comunità che amministrano. Allora se la comunità si fa sentire e se noi riusciamo a coinvolgere la comunità, per cui la REMS, noi l'esperienza ce l'abbiamo perché abbiamo aperto le case famiglia con i matti pericolosi per sé e per gli altri, quando abbiamo chiuso i manicomi in tutte le realtà della Toscana, avremmo potuto fare anche un lavoro del genere. Nessuno ci ha coinvolto e nessuno di noi è stato capace di ribaltare questo atteggiamento. Perché oggi tutto viene calato dall'alto, le soluzioni non si discutono ed è difficile imporre la discussione. Non è il mio, ma questo mi segnala che forse è anche il caso di finire l'intervento e di andare a fare una pausa. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti voi. Grazie.
perché il pranzo è per chi non c'era ieri.